recuperato Massimiliano Allegri. Forse la Juve più forte della sua gestione, sua non di Allegri ma di Agnelli. Tocco verso Alessandro che vuole Ronaldo, anticipato addirittura da Capellini. Poi palla recuperata ancora dalla Juve con Dybala che va da Ronaldo in area di rigore. Palla sul sinistro, Ronaldo non può calciare, l'uso di lui, torna fuori a Douglas Costa. Regolarmente Nicolussi, palla già recuperata dalla Juve, Ronaldo le sue finte, ancora Ronaldo in dribbling, doppio passo, ancora Ronaldo, torna indietro, lotta col suo connazionale Campos, cresciuto nel Benfica, poi sbaglia il tocco dentro, attenzione allora a Petrelli che prova a ripartire. Ripartenza Juve, gran lancio per Ronaldo, ottimo lo stop. Ronaldo avanza, punta all'area di rigore, ancora Ronaldo, doppio passo, se la sposta sul sinistro, calcia! Alto sopra la traversa, sorride Cristiano Ronaldo proprio davanti alla nostra postazione. Conclusione che non gli è riuscita bene. Doppio passo sì, palla che poi è rimbalzato, c'era stata anche la buona copertura di Capellini, che qui si sta disimpegnando bene. Che tra poco avremo, come ti nomino, Giovanni prende palla a Ronaldo, però sì. Cioè, questo va considerato, vediamo se succede qualcosa. Stavolta Ronaldo per Bernardeschi, quadrato dentro, Ronaldo la fa passare pensando mi senti Riccardo? Sì, allora c'è, dicevo, allora approfittiamone per tornare in diretta che c'è un gran lancio di Bernardeschi per Ronaldo che è solo a posizione regolare. Ronaldo, la prima volta in bianconero. Mette la palla all'incrocio, batte Loria, freddissimo, su una splendida sventagliata di Federico Bernardeschi. Buono il controllo, freddezza glaciale, 1-0 per la Juve sulla primavera. Inevitabilmente Cristiano Ronaldo a portare in vantaggio i suoi, ci aveva provato con un sinistro alto poco fa, ci è riuscito dopo neanche 10 minuti. Gran palla di Bernardeschi, gran movimento di Ronaldo che aggiusta il pallone e con tutta calma lo sbatte all'incrocio dove Loria non può arrivare. Juve 1, Primavera 0, il gol di CR7 dopo neanche 10 minuti. Douglas Costa, parte subito Alessandro ma parte pure il cross, Douglas Costa dentro per Ronaldo! Che come consuetudine fa un terzo tempo da NBA, buono per schiacciare nell'anello, ma qui colpisce la palla di testa e la manda alta sopra la traversa di Loria, pezzo forte della specialità della casa davvero. Guardate quanto stacca di testa Ronaldo e con i cross Douglas Costa ci sarà da divertirsi davvero per lui, mentre molto bene, con buona personalità Capellini esce, ma sbaglia Riccardo Campos, ancora Alessandro con le finte, finge sul portoghese, passa al portoghese e poi va con la pappagallata su Lucas Oliveira Rosa. Poi apertura per Quadrado che va al cross verso Ronaldo, prova la rovesciata, il colpo che lo ha portato qui a Torino quando ha segnato contro la Juventus in rovesciata. Certamente un momento che ha colpito fuori classe portoghese, l'applauso dello stadio, ma il suo gol contro la Juventus, qui ha provato a ricordinarsi, ci mostra tutto Angelo Carosi dalla regia, ma non ha colpito bene. E mentre qui il colpo che i tempi e i primi della squadra possono tirare veramente in 5-6, eccolo qui ancora il dettaglio delle giocate del portoghese e il suo sorriso dopo la rovesciata venuta leggermente peggio di quella dello stadium. Ronaldo aspetta Alessandro, lo serve Savera, Nicolussi prova ad andare centralmente da Petrelli, chiude, allora Bonucci recupera, lancia Ronaldo a 70 metri, che lancio di Bonucci, che palla per Ronaldo, in area di rigore, Ronaldo non riesce a trovare la doppietta, il gol del 2-0 in due tocchi, la Juve è andata in porta da un'azione. Sale Bonucci, va a impostare in verticale, ancora per Ronaldo, ancora regolare, Ronaldo prova a resistere, c'è deviazione e autogol per cercare di fermare Cristiano Ronaldo, non è riuscito dopo una buona partita fino adesso Capellini a evitare di toccare il pallone male e a battere Loria. 2-0 per la Juve sulla primavera, quasi Cristiano Ronaldo doppietta, lancio di Bonucci ancora, il secondo in due minuti che riesce e poi Anzolini anticipa Ronaldo e infila la porta sbagliata, gol del 2-0, uno l'ha fatto e uno l'ha propiziato CR7. Poteva davvero arrivare il portiere della primavera
Leonardo Azioni poco fa a Bentancur, quando c'è stata appunto l'occasione per Emre Can, ha detto: quando Emre va tu devi prendere il suo posto. Lancia con l'altro a 70 metri e mette Ronaldo davanti alla porta, splendido dal basso, grazie ad Angelo Carosi per questa riproposizione. Ronaldo che controlla con il petto, se la porta sul sinistro, poi però non tira veloce, e quando si dice veloce c'è Douglas Costa che manda subito per Cristiano Ronaldo. Non accelera il portoghese, aspetta rinforzi, c'è tutta la Juve primavera che è rientrata. Allora poi parte Ronaldo, aspetta, dentro Douglas Costa, il controllo, la finta, Douglas Costa, ancora Paolo. Ancora transizione di Ronaldo, gestione del contropiede, aspetta Douglas Costa che poi praticamente è incontenibile, sceglie l'angolino, aspetta Ronaldo, lo cerca, lo serve, lo trova in aria col petto, Ronaldo, ancora Ronaldo, lascia lì, Bernardeschi sbaglia, Ronaldo di nuovo, la palla non entra, salva lì vicino, questa è la giocata precedente di Ronaldo, controlla con il petto, passa anche su Loria, lascia il pallone a Bernardeschi che calcia Ronaldo, la palla è per Bernardeschi, 1-2 con Dybala, ancora largo per Quadrado, in area Bernardeschi, Ronaldo e Bentancur, la palla arriva per Ronaldo, Loria in qualche modo e poi Dybala. Buon dialogo tra tutti e sul tiro di Ronaldo arriva il gol di Dybala. 39 minuti, 3 parati, 2 fuori, un gol per CR7, poi freddissimo, bravissimo Dybala, 2 gol da rapinatore per lui che arrivava da dietro in posizione regolare, servito con una qualità eccessiva, eccellente, palla dentro per Ronaldo in area di rigore, in mezzo a 3, ancora Ronaldo col tacco, offre ad Alessandro che col tacco gliela vuole ridare, ora si diverte la Juve, Ronaldo lo abbraccia in mezzo al campo e allora noi andiamo in pubblicità. Edizione, il piccolo triangolare, diciamo così, è riservato ai ragazzi del 2007, il Barchisone, il Baveno e il Giarre.